Stiamo andando al biscottificio Innocenti, che è un piccolo biscottificio nascosto in un vicoletto di Trastevere. E la signora Stefania fa dei biscotti assurdi, buonissimi, però sono le sue pizzette rosse che sono la fine del mondo. Ma che tu mangi le pizzette? No, io sto a dieta. Lo devi proprio cercare. Eh sì, quando ci porto i clienti rimangono: dove ci hai portato? Come hai fatto a trovarlo? Quando facevo sega a scuola venivo qua e facevo merenda. Il biscottificio era dei suoi genitori e all'inizio il padre faceva solo i cracker che vendeva ai soldati americani che venivano qua a Roma e volevano comprarsi qualcosa da mangiare. E ancora li fanno i cracker, però fa pure i biscotti. È il sapore di sugo, è una droga. Fa mangiare gli altri, sì, ma lei no. Io non mangio mai. Buono però. Ma la sapete la storia di quella signora là? No. Gente, lei è famosa in tutti i mercati di Roma perché prima di lei lo stand del mercato era dei suoi genitori e la mamma era incinta di lei e ha partorito qua al mercato, quindi lei è nata e cresciuta proprio al mercato e ora sta là con il marito. A me questo ragazzo mi piace, che lo so. Lo sappiamo che c'hai un debole e te lo dice con tutto il cuore, eh? Sì. Anch'io ti voglio bene. Con tutto bene. Il cuore, 100%. Sei geloso di me? Di compagnia oggi, sono non sapevo perché gira questa voce che fa rompere le scatole a tutte le persone in giro. Lei? No. Gira una chiacchiera no. Sbagliata. Allora. Molto sbagliata. Qual è la verità? Anche io devo essere vista attenta a come parli qua. Daniele, mi esci un po' fuori, devo un palazzo ragazzo. Loro ti mettono soltanto le panoie, ti mettono no, mettono lo sdraiato. Io stiro qua. Facciamo lavorare in due, capito? Siamo una squadra.